Buongiorno e bentornati a un nuovo appuntamento con Colazione a Fumetti. Oggi parliamo di un fumetto uscito qualche tempo fa per Marvel, ovvero Panini in Italia, ovvero Spider-Man, l'ombra del ragno, un cartonato dei soliti Marvel Collection che ci presenta una storia inedita e che fondamentalmente è un what if sulla vita di Spider-Man. Ai testi troviamo Chip Zdarsky, di cui da mesi mi interrogo su come pronunciare il suo nome, e poi oggi ho scoperto che in realtà Chip Zdarsky è uno pseudonimo di un decisamente più pronunciabile Steve Murray, che evidentemente ha una passione nel complicarci la vita, ma vabbè. In ogni caso, grandissimo autore, al momento è lo scrittore dell'ottima Daredevil, a breve arriverà anche il suo evento Devil's Reign, e in carriera ha vinto 3 premi Eisner, 4 Hervey e 1 Schuster. Insomma, uno degli scrittori Marvel di punta del momento. Ai disegni invece troviamo Pasqual Ferri, al secolo Pasqual Ferrandiz Arroyo, spagnolo, che ha lavorato per Marvel fin dagli anni 90, ricordo con piacere la sua run su Heroes for Hire, il gruppo di eroi in vendita, formato da Luke Cage e Pugno d'Acciaio. Fumetto divertente, dalla grafica interessante. Si sono trovati insieme per raccontarci questa versione della storia dell'Uomo Ragno in cui Peter Parker non ha mai rinunciato al simbionte di Venom. Prima di parlare nello specifico del fumetto, fatemi fare giusto una divagazione storica sull'origine del simbionte di Venom nei fumetti. Se non avete mai letto le origini vere cartacee, molto probabilmente avete un'idea un po' distorta di come effettivamente Peter è entrato in possesso del simbionte. Questo perché in tutte le versioni extra fumettistiche, generalmente il simbionte in qualche modo arriva sulla Terra e si unisce a Peter. Nei fumetti non è andato così, e la storia è anche abbastanza interessante a livello editoriale, nel senso che la prima apparizione del costume nero, prima ancora che si sapesse che effettivamente era un simbionte, è sul numero 252 di Amazing Spider-Man, uscito a gennaio del 1984 e con data di copertina maggio. Come appariva il costume? Fondamentalmente Peter Parker, nel numero precedente, entrava in uno strano portale dimensionale che si trovava a Central Park, credo, e scompariva per poi tornare nel numero successivo con un nuovo costume nero, insieme a lui ovviamente anche Avengers e vari altri personaggi. In realtà, come si appropria esattamente del costume viene narrato in un'altra serie, ovvero la maxi serie di 12 numeri Secret Wars, uno dei primissimi eventoni crossover Marvel in cui fondamentalmente gran parte dei supereroi veniva appunto trasportato in questo mondo chiamato Battleworld da un'entità sovrannaturale che li faceva scontrare contro i supercriminali e prometteva, da quello che ricordo, la libertà e poter tornare a casa al vincitore. Ora, ad un certo punto nelle varie serie si vedevano appunto gli eroi finire in questa sorta di portale e poi tornare nel numero successivo, ma la storia era tutta narrata in questa maxi serie e proprio sul numero 8 Peter aveva il costume ormai completamente rovinato, si trovava in questa struttura aliena dove gli veniva indicato che una macchina poteva creargli un nuovo costume. Peter attivava un macchinario trovato in un laboratorio, una sorta di pallina nera scendeva, si univa al suo costume e diventava il nuovo costume nero. Dopodiché, tornato a casa, piano piano si è reso conto che in realtà il costume non era semplicemente un avanzatissimo sistema che permetteva di cambiare aspetto, che gli autoricaricava le ragnatele e robe di questo tipo, bensì un'entità vera e propria con una coscienza e anche piuttosto malevola, almeno apparentemente. Ora, ovviamente nel fumetto queste cose non vengono raccontate, ma vediamo appunto quello che accade a Peter una volta tornato a casa, anche se qui le cose vanno in modo un po' diverso rispetto a quanto è successo nell'universo Marvel classico. Questo perché ovviamente è un what if, ce lo dice anche la copertina. Per farla breve, senza narrare troppo della storia, è solo l'inizio, poi ovviamente va avanti. Nell'universo Marvel classico Peter andava a farsi analizzare da Reed Richards, il capo dei Fantastici 4, si rendevano conto che il costume era vivo e riuscivano a separarlo, poi vabbè c'erano un po' di andate e rivieni in cui il costume si liberava, tornava da Peter, poi lui se ne liberava definitivamente, scena più o meno che si è vista anche nei film, quello di Raimi se non sbaglio, e poi ovviamente il simbionte trovava Eddie Brock e diventava il Venom che conosciamo tutti. Qui ovviamente le cose andranno in modo un po' diverso, Peter non verrà separato dal simbionte e questo avrà inevitabilmente degli effetti sulla sua vita che andremo a scoprire leggendo questo libro. Ora, diamo un'occhiata alle tavole e facciamo anche un altro excursus, ma vediamole un po' visivamente. Fatemi dire giusto due parole sull'edizione. Bella, come sempre, è un solito Marvel Collection abbastanza standard. Posso dire però che con le copertine nere l'effetto soft touch è veramente brutto, nel senso che i neri diventano totalmente opachi e non hanno esattamente un bel effetto, e vi assicuro che in telecamera è anche un po' meglio di quanto appare dal vivo. Secondo me le copertine lisce sarebbero un po' meglio per questo tipo di fumetti, ma vabbè. Comunque, nessun particolare problema qui.
nel sommario Panini, perché comunque tutto il fumetto è scritto da Zdarsi e disegnato da Pasquale Ferri, e ovviamente per il resto è un fumetto abbastanza classico. Ferri cerca di riportare comunque anche l'aspetto di Peter a quello che era originariamente, quindi vediamo una pettinatura classica, e nel complesso, nonostante il suo stile sia abbastanza peculiare, ricorda vagamente i fumetti dell'epoca proprio a livello di iconografia, diciamo, per quanto sia in ogni caso molto molto moderno, con dei tagli di tavola anche originali, e devo dire funziona molto molto bene, non è affatto male. Sono 5 episodi in tutto, ovviamente avvengono un sacco di cose particolari, e devo dire davvero notevole la sua Mary Jane, ma anche la gatta nera, con cui tra l'altro Peter al tempo aveva un rapporto. La sua relazione con Mary Jane era finita e al tempo aveva una relazione con la gatta nera, anche se c'era qualche problema a livello emotivo, nel senso che la gatta nera era innamorata dell'uomo ragno, non di Peter Parker. In ogni caso, devo dire, nel complesso, un fumetto davvero interessante. Prima di passare oltre e dare un giudizio un po' più approfondito, intanto volevo far vedere le storie originali in cui Peter si liberava del simbionte, me l'ero segnato, e potete vedere qua, appunto, le analisi che gli vengono fatte fare da Reed Richards e anche l'apparizione dell'incredibile uomo sacchetto, il costume con cui viene mandato a casa dopo essere stato separato dal simbionte. Una cosa decisamente divertente, e infatti poi Peter andava in giro così, ovviamente solo in questo numero, poi tornava al suo costume classico, ma come vedete il simbionte non era decisamente felice di quello che era accaduto. Però quello che ci tenevo a farvi vedere è anche il fatto che non è la prima volta in cui viene analizzata un'avventura in cui l'uomo ragno effettivamente è rimasto Venom. Ad esempio qui abbiamo una versione alternativa del finale dell'altro, saga di Straczynski, in cui l'osservatore ci fa notare come Peter non accetti il patto con il ragno, cosa di cui tra l'altro mi ricordo veramente poco, e poi per qualche motivo viene riunito al simbionte che al tempo stava con McGargan, lo scorpione, che si riuniva a lui diventando una sorta di ibrido uomo-simbionte estremamente oscuro. Ma non fu l'unica occasione. Qui ad esempio abbiamo uno storicissimo What If dell'ottobre 89 che ci raccontava cosa sarebbe successo se l'alieno fosse impossessato di Spider-Man. Anche qua abbiamo più o meno le stesse cose. Peter che va a farsi analizzare da Reed Richards, ma se nella storia normale, che qui ci viene illustrata rapidamente, venivano separati, qui invece la cosa non riesce, Peter si libera e diventa fondamentalmente una sorta di Venom, anche se poi le cose vanno decisamente peggio di quanto sono andate nella realtà e Peter viene fondamentalmente consumato e diventa un vecchietto. Bella storia. Continuando, abbiamo un'altra versione di un Peter col costume nero e molto oscuro, pubblicato su un altro Marvel Collection di qualche anno fa, in cui però non c'è Venom, ma Peter diventa comunque malvagio in qualche modo e dopo l'omicidio dello zio Ben diventa uno Spider-Man oscuro e praticamente il punitore, e va in giro con ragnatele e pistole ai polsi e si libera così dei criminali. Quindi è decisamente una storia che si era in qualche modo già vista, quantomeno come idea. Ora, tornando a noi, come ho trovato questo volume di Spider-Man? Devo dire piacevole nel complesso, i disegni sono molto 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 buoni, la storia funziona, alla fine non si limita ovviamente semplicemente a farci vedere Peter in versione Venom, ma poi la storia si evolve e continua, anche se devo dire che forse in certi momenti non è chiarissimo quello che accade davvero, e addirittura vengono poste delle basi per un eventuale sequel sul finale, non vi rivelo niente, però in ogni caso riprende un po' lo spirito classico dei What If, in cui effettivamente c'è un impatto importante sul mondo Marvel ufficiale e a seguito di quello che accade ci sono morti, distruzione e cambiamenti importanti per i personaggi. Nel complesso devo dire un bel volume, anche se non so se questa nuova versione dei What If mi fa impazzire, nel senso che è una storia carina, capiamoci, ma davvero aveva bisogno di 5 numeri per essere narrata e un intero volume? Una volta i What If erano storie abbastanza brevi, compatte, semplici, e diciamolo, in un volume del genere probabilmente ci avrebbero messo 5 storie diverse, e devo dire che non so quale delle due soluzioni effettivamente prediliga. Certo, è un bel volume, eh? Sicuramente è una storia molto molto interessante, il fatto di avere dei tempi più dilatati permette tavole molto più belle, sicuramente, con più ampio respiro, però alla fine resta comunque una storia che ci viene narrata e rimane lì e non fa parte di tutto il resto del Marvel Universe. Funziona, devo dire che magari non sarà una storia che entrerà negli annali di Spider-Man, ovviamente, anche perché, diciamolo, come vi ho fatto vedere, non è un tema così originale quello di Peter che ritorna a collegarsi col simbionte, si è visto più volte nella continuity ufficiale, si è vista più volte in storie alternative, quindi forse non era proprio un'idea così rivoluzionaria, però devo dire che nel complesso è un volume molto piacevole,
ben scritto, ma Zdarsky, lo sappiamo, ci sa fare. I disegni sono assolutamente notevoli. E quindi se avete voglia di vedere una storia alternativa dell'Uomo Ragno che vi possa tenere incollati alle pagine per il tempo della lettura, beh, non posso che consigliarlo. È un volume piacevole, interessante, ben scritto e dubito possa sinceramente deludervi. Il prezzo è 16 euro, quindi pienamente negli standard dei cartonati Panini. Forse non perfetto, come dicevo, per una questione puramente storiografica, ma nel complesso davvero davvero approvato. Quindi, con questo direi che grosso modo vi ho detto tutto quello che potevo dirvi. Non voglio, ribadisco, farvi spoiler particolari, perché comunque la lettura va goduta di per sé e ne vale la pena. E quindi con questo è davvero tutto. Ciao! Come sempre vi ringrazio di aver seguito il video, se vi è piaciuto mettete un like, iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanella per sapere quando esce il prossimo. Vi ricordo che ho aperto un gruppo Telegram in cui parliamo di fumetti, un canale con notifiche, un canale con le offerte. Poi ho una pagina su Instagram in cui pubblico le copertine di Colazione Fumetti, un canale su Twitch dove sono live tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 18 e la domenica alle 21. E poi ricarico le live su Cantina Pelata, il mio secondo canale YouTube. In ogni caso, noi ci vediamo al prossimo video. In cui, ad un certo punto, in cui... E prometteva grandi poteri al vincitore. Ora. E prometteva grandi poteri e poter tornare a casa al vincitore. E prometteva, dopodiché, per mesi. Dopodiché. E ovviamente si trasporta in un... E ovviamente per il resto è... Quali delle due soluzioni? Quali delle...